Eccoci qua. Vediamo Andrea Pirlo dov'è. Andrea? Eccoci qua. Andrea sarà stato lui in diretta. Massimo, spiega un attimo Andrea come funziona qua la diretta, perché lo vedo un attimino. Vedo un attimino che dove sta? Eccoti qua. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Maestro? Maestro? Collegamento Eccoti con la Cina. qua, oh. Collegamento con la Cina che è un po' difficoltoso. Vabbè, tu fai il figo in giardino, ma dai. Io prendo aria. Che spettacolo, mi devo alzare in piedi, maestro. No, no, sono già in piedi, tranquillo, stai lì seduto, visto che hai già pedalato stamattina. Stamattina io ieri sono uscito per la prima volta e oggi ho detto vado a fare un giro in bici per vedere com'è la situazione in città. E ormai praticamente la gente fa le cose normali, esce, va in giro, Ho visto, hanno aperto anche il i ristoranti. metro, no? Sì, i ristoranti Metro. iniziano a essere pieni, le strade sono piene, quindi sono segnali importanti anche perché comunque qui tutto è iniziato a fine gennaio e adesso sono più di 3 mesi, quindi diventava dura. Però hanno Tu rispettato le sei andato via nel momento peggiore dalla Cina e sei andato via nel momento peggiore dall'Italia. regole. Praticamente, no, Porti aspetta. sfiga. E sono andato via dal momento peggiore di Dubai. Praticamente c'ho il Anche. virus, come ho detto, c'avevo il virus qua dietro. Devi stare 3 mesi te in quarantena. Devi Ma il fare il bello, sai cittadino. qual è, Andrea? Che praticamente con la squadra fortunatamente non abbiamo avuto nessun caso. Siamo stati bravi perché comunque li abbiamo isolati sempre, siamo stati in posti tranquilli. E quando andavamo in giro stavamo molto attenti. Cioè, non è stato facile, infatti. La gestione in questi 3 mesi della squadra è stata tosta. Guarda, Quanto tempo vi siete allenati? Avete fatto il ritiro, poi vi siete fermati? abbiamo fatto ritiro, fermati, rifatto di nuovo il ritiro a Dubai e poi ci siamo fermati di nuovo e adesso ricominciamo lunedì. Il Il campionato può partire o no? campionato dicono a maggio, ma secondo me col fatto che adesso il governo ha chiuso le entrate a tutti gli stranieri, secondo me rimanderanno praticamente ancora a luglio. Pensa che lo staff e l'allenatore del Beijing One è in Francia. Pelé è praticamente ancora a Dubai. Sono tutti fuori dalla Cina. Io ho Paulinho e Talisca fuori. E non possono rientrare, che hanno chiuso tutto. No, non possono rientrare. Quelli Però che se sono. loro devono venire per lavoro, possono farli entrare. No. Neanche per Ormai lavoro. è tutto chiuso. Per adesso è tutto chiuso. Vabbè, gli hanno fatto un piacere, magari a qualcuno. Sono rimasti a casa. Oh, stavo seguendo Massimo Oddo e Luca Toni. Ancora Sì. parlavano di calcio, no? Perché hai fatto un buon calcio, no? Perché così, no? No, Ma perché io chi è? sto facendo il corso da allenatore. Lo sta Ma dai. facendo con me, Luca. Cioè, Luca, cosa sta facendo? Mi spieghi, Luca? È Luca l'ultimo che gli è Durante. rimasto. Ha fatto procuratore, ha fatto direttore sportivo. Era l'ultimo, ho provato anche quello d'allenatore. Però. L'anno prossimo farà pure quello da fisioterapista, ragazzi. Sì. Aspetta il progetto giusto, ha detto. Com'è Andre lì? Sei a Torino? Sì, sono a Torino. Tranquillo, dai, sono a casa. No, no, da un po', da un mesetto già ormai che siamo chiusi. Sì. Un disastro, sì. Anche a Brescia i miei sono chiusi in casa. Sì, Periodaccio. Brescia è dura, eh? Brescia è dura, no? Da quello Brescia, che ho sentito. Bergamo, pesante. Pesante. Infatti anche i miei hanno paura a uscire anche a fare la spesa, perché vedono poi sul giornale gente che muore, e magari c'è gente che conoscono, e quindi No, vabbè, ma falli paura stare un in po'. casa perché, Andre, No. guarda, io l'ho visto qua, lo ripeto perché ormai sono tutti i giorni, lo dico, l'unico modo per cercare di limitare questo virus e stare a casa e non avere contatti con altre persone perché si diffonde alla velocità della luce.
Quindi sì. L'unico modo è cercare di stare quanto più possibile a casa, uscire proprio quando uno deve uscire, perché fa paura, fa paura. Io lo vedo ogni giorno, i numeri che ci sono, ma perché? Perché la gente non aveva capito prima, adesso certo. sembra che la gente inizia a aver paura. No, più che altro quando vieni toccato personalmente, capisci? Se non vieni toccato personalmente, amici, parenti, così, magari dice, vabbè, tanto a me non capita. Poi invece quando ti tocca, dopo capisci. No, ma sai, tardi. Città come Bergamo, Brescia, sono in ginocchio, quindi sono situazioni, ma anche Milano, sono situazioni toste, situazioni molto toste. Oh, ragazzi, ma le bare da Bergamo sono scene tristissime. Cioè, bare che sono andate via con i carri armati, cioè, bruttissimo, con l'esercito, brutto, brutto, brutto. Ma invece voi giù a Napoli, tuoi? Allora, guarda, i miei sono a Napoli, tranquilli. Per adesso c'è paura, però almeno dove viviamo noi... Sì, un po' meno al sud che al nord. Sì, dove viviamo noi c'è qualche, abbiamo perso qualche amico in questi giorni e c'è un po' di paura, ogni tanto senti che c'è qualche caso di qua, di là, però è ancora, diciamo, ancora molto gestibile, molto gestibile. Il problema è che non è gestibile negli ospedali, perché sicuramente gli ospedali non sono attrezzati. Infatti, come ho detto a tutti quanti, ti ringrazio pubblicamente per la disponibilità per il nostro progetto, perché in questo momento c'è l'esigenza da parte di chi lotta in prima linea di avere comunque del materiale a disposizione che sta iniziando a scarseggiare. Noi con la nostra iniziativa ti confermo che in questi giorni partiranno le tre autoambulanze, quindi inizieranno a girare per l'Italia. E quindi abbiamo fatto una buona cosa, ma questo non significa che bisogna smettere, quindi dobbiamo dire alla gente di donare, per piacere donate. E anche perché il picco deve ancora arrivare, figurati. Bravo. Io arriva, quando... bisogna essere pronti. No, perché sai, fin quando vedi a Milano hanno dovuto costruire un altro reparto di terapia intensiva, e speriamo che questo non debba succedere nelle altre città italiane, perché se no manca proprio il materiale, anche se sta arrivando, però non dobbiamo permetterci di affollare i nostri ospedali. Sì, no, puoi vedere scene di gente sdraiata nei corridoi, una roba... No, ma è triste, però parliamo adesso un po' di calcio, quindi vuoi fare l'allenatore? Io ero già allenatore, non ti ricordi? No, super... Memoria corta, Fabio. Diciamo che ti stanno dando solo il patentino, così tanto perché te lo dovevano dare. Certo, però... Ma ti sta servendo il corso? Sì, no, mi piace, a me piace. Ah. Sì, anche il vecchio Renzaccio sì. Ti spiega bene, bravo. All'inizio no, sembra no. Che racconti un po' di cagate, poi dopo se ci pensi invece ti fa... No, lui è, sì, all'inizio è un po' pesante, perché vuole fare sempre la parte del duro. Poi una volta che inizia a passare il tempo, inizia a prendere confidenza con chi fa i corsi, è anche divertente. Ed è figo. Sì, bravo. Ed è figo. Adesso purtroppo sì. Anch'io ho il suo speso, perché devo andare a vedere il Verona, Juric, poi devo andare a vedere anche il Milan, però adesso aspettiamo, studio un po' a casa, guardo un po' di partite. Adesso guardo un po' anche le tue, va. Sì, poi inizia a capire un po' di qualcosa di serio. E la fai giocare 4-3-3 tu? Guarda, 4, l'anno scorso abbiamo fatto 4-3-3, poi ho avuto problemi soprattutto a fascia sinistra, che mi si è fatto male l'esterno alto, il terzino sinistro, e praticamente le ultime partite ho dovuto fare il 3-5-2. Vabbè, no, ti dico... dietro, mi puoi riperdere il campionato, ti sei messo dietro al solito, dai. E invece ti devo essere sincero, praticamente i due quinti erano due ali. Ho giocato con tre difensori centrali, ce la so giocata alla grande, e quest'anno l'ho riproposto, ma perché non ho ancora il terzino sinistro. E, però alla fine, sai, io... Dipende dagli interpreti, come le interpreti il modulo, dei giocatori che hai. Lo so, no, ma loro l'hanno fatto bene, ma per esigenza, perché comunque a me piace giocare 4-3-3.
quindi l'ho dovuto fare per esigenza, l'hanno fatto bene e l'ho ripetuto quest'anno, ma cambierò alla fine perché appena mi compro il terzino sinistro, cioè, cambio. Davanti cosa facevi giocare? Davanti vicino all'attaccante, un Guarda. trequartista o un centroattaccante? No, c'erano praticamente, io avevo questi due ragazzi cinesi, ce n'è uno una seconda, che è un esterno, l'ho messo a fare la seconda punta, e che poi non avevo neanche la punta centrale, perché sia Talisca che questo ragazzo erano, Talisca è una seconda punta, questa è una seconda punta, non davano i punti di riferimento davanti, capito? Quindi... Finti 9. I finti no, di solito ce n'è uno, io ne avevo due. Ne avevo due, no, però è andata bene perché l'anno scorso comunque abbiamo avuto tanti, tanti infortuni, ma dovuti a contrasti, dovuti a cose vecchie. E il fatto che all'inizio dell'anno abbiamo puntato sui giovani ci ha premiato perché i ragazzi erano, alla fine tutti giovani, ci hanno fatto la differenza. E quello è importante perché in questo calcio qui, oggigiorno, se non c'hai quelli che corrono, perché Ormai ormai sono tutti, capito? Tu mi ce ne sono pochi come te, Andrea. io correvo al mio passo, io correvo. Ma che cazzo? Oh, tu dietro ci avevi a noi, Vabbè, ma a fianco ci avevi Rino, ma che sì, cacchio vabbè, corrivi? oh. Appena avevate la palla, appena eravate in difficoltà, mi buttavate della merda addosso. Tanto diceva, tanto questo pulisce tutto. Andrea, tanto lo sai, il mio ruolo era rubare la palla e te la davo a te, ma che cacchio dovevo fare più? E poi Meglio veniva di a così. abbracciarmi. Bravo, bravo. Tuo fratello invece come sta? Che ha mollato il Allora, corpo. Paolo sta bene, e sta crescendo molto anche lui, perché sai, all'inizio è arrivato e lui comunque aveva smesso a dicembre, a gennaio ha iniziato a fare allenatore. Non è E facile. non è facile, il primo anno gli è servito così per capire un po' la situazione, adesso è cresciuto molto, gli piace, ha preso più sicurezza, lo vedi che adesso si lancia, fa... Ma lui fa la No, parte no, difensiva o fa un no. po' tutto? Ma sì, non è che glielo faccio, di solito preferisco sempre starci anch'io, perché diciamo che divido i gruppi. Però a volte quando siamo tutti quanti insieme, divido i gruppi il pomeriggio per dire lo faccio andare con i difensori e sicuramente sai, anche per lui è molto più semplice all'inizio. Però io poi per farli poi un po' cambiare, a volte gli do i difensori, a volte gli do gli attaccanti, così anche loro iniziano a prendere un po' di fiducia. Ma poi invece altri collaboratori italiani che hai? Ma c'ho sempre, vabbè, Francesco Troisi che è con me, Antonio Rogazzo che adesso sta con la seconda squadra, c'ho il preparatore dei portieri, ma per me c'ho Castellacci che è il dottore, c'ho Silvano Cotti il fisioterapista, ma la cosa più importante è lo chef, quindi per me l'uomo più importante per me è lo chef. E l'interprete anche. Ma qui l'interprete, il bastardo di Libai, che sicuramente starà seguendo la diretta. E su quello sono stato, grazie a Zaccherone, a Mister Zac, che me l'ha consigliato e che comunque me l'hanno consigliato. Lui è molto bravo. Lui è molto Però è bravo. fondamentale perché io ho parlato quando sono andato in Arabia, mi hanno detto, se uno viene qua a fare l'allenatore, chi ti fa vincere il campionato è l'interprete. Sì. Infatti c'è uno che ha vinto 6-7 campionati, un interprete che segue i migliori allenatori. Io questo lui non lo deve capire, sì, perché non lo deve capire Lipai, perché cioè, se no lo vedi che... No, Ma no, però cos'è? Cinese napoletano? lui è cinese e ha studiato a Bologna, adesso parla napoletano, quindi capirai, è un fenomeno. No, però è vero, quando vai all'estero la traduzione, anche se io adesso ho capito che mi devo mettere in mezzo durante Con l'allenamento. loro parlano inglese Qualcuno parla o no? Il problema è quelli inglese? che non parlano niente. Niente. Per questo ti dico che l'interprete, la comunicazione è fondamentale. La comunicazione è fondamentale. A volte glielo devi far anche vedere. Certo.
perché anche se a me non piace, comunque preferisco spiegare le cose, però a volte se glielo fai vedere proprio A, B, C, cioè proprio come i bambini, ma non perché non capisco, perché proprio il fatto della traduzione è fondamentale, fondamentale. Però ti dico, noi l'anno scorso abbiamo giocato bene. Sicuramente Tianjin, come gioca quando allenavo al Tianjin, la squadra era un bel vedere, era veramente un bel vedere, si È fallita, divertivano. fallita adesso No, perché è scappato. il proprietario ha avuto dei problemi e adesso hanno cambiato proprietà. Infatti avevo letto. Sì, adesso hanno cambiato proprietà. Però adesso col fatto che hanno cambiato di nuovo le regole, calerà un po' la qualità. Perché quanti stranieri adesso? Adesso hanno aumentato il numero, però hanno messo il salary cap, quindi tu un po', cioè, dove No, no, infatti è come in America, infatto. vai? Sì, come Salary l'America. cap e poi 3 o 4 stranieri che possono guadagnare quello che vogliono. No, quello qui no. Ah Quello qui no? no. Sempre Quello dentro il per adesso. salary cap? Sempre dentro il salary cap. Perché, Andrea? Perché comunque stanno cercando di migliorare, stanno cercando di alzare il livello Certo, della dei giocatori cinesi, nazionale certo. anche. Dei giocatori cinesi. E la Champions League quest'anno non sappiamo che cacchio succede. Non Sì. sappiamo che cacchio succede perché sarà bloccato tutto. Sì, anche Perché la Coppa Intercontinentale è saltata quest'anno. saltata tutto, saltata tutto. No. Capito. Ma tu niente, vai all'Under 23 della Juve? No, okay. No, no. C'è un sacco di richieste, Fabio, non posso, Lo posso so. dire. No, non lo so, vediamo un po'. La salta Però fuori. vedrai che comunque sarà divertente, perché il giorno che inizi, poi dopo ti prende. Io te lo Ma dicevo so. Infatti io mi sono ieri. fermato, dopo che ho smesso, mi sono fermato un paio d'anni per vedere cosa avevo voglia di fare, che finire e partire subito, dopo un po' ti stufi e ti manca qualcosa. Mi sono fermato, ho guardato un po' cosa avevo voglia di fare, ho capito che questa è la cosa che piacerebbe fare e No, quindi ma partiamo. hai fatto bene, te l'ho detto. Poi quando inizi, dopo non è semplice, Andrea, perché Vabbè, parlo con Sandro, io che non c'ho più un capello. Hai visto? l'attaccatura qua. Cappellino adesso. No, lo chiamo in questi giorni a Sandrino. Stiamo Sì, parlando di stavo lì. Alessandro Nesta. No, io ho visto a Rino, ho Sì, visto bene. anch'io. Ho visto Rino, quella merda, come mi ha visto, mi ha guardato i capelli e mi fa. E gli ho detto: Rino, ma che cazzo c'hai? Ti sei fatto il trapianto? Io ho detto: Rino, no, è la seconda volta, ti ho detto di no, lo dovrei fare perché qua, come diciamo a Napoli, si sta lasciando te, però no, no, capito, tu sei un bastardo, mi ha detto. Mi ha chiamato una settimana fa, ero là a casa con la tuta del Napoli in casa a Torino, che l'hanno sospesa la Champions, non è che guardi la partita del Barcellona. No, ma lui lo sai, al mondiale ha fatto un mese sempre con la stessa tuta addosso e adesso starà facendo la stessa cosa. Sì. No, no, però sta bene, dai, sono contento. Sì, ha avuto Poi è bravo, all'inizio. No, Lino molto è bravo bravo. sono. Lino è cresciuto parecchio, ha fatto esperienza, ha fatto la gavetta, poi comunque ha le idee chiare. No, no, ma io ho parlato anche con qualche giocatore, sono tutti contenti. Certo, all'inizio non è stato facile perché la situazione no, all'inizio era difficile perché anche fisicamente avevano un po' mollato. Invece stavano riprendendo bene, adesso è un casino, hanno sospeso tutto. E chissà quando riparte, secondo me non ri fino a giugno, luglio non riparte niente. È inutile partire. È inutile ripartire. Io l'ho visto qua, Andrea, perché comunque è vero che è un peccato perché la gente vuole andare, vuole uscire, vuole andare a vedere le partite, però fin quando la situazione non è sotto controllo, ma cioè, che pro, quindi No, meglio, meglio stare chiuso. prima c'è sistemare tutto, la salute viene prima, poi dopo una volta sistemato tutto si giocherà anche a calcio, però.
Certo. Prima, se la gente non sta bene, muore per strada, negli ospedali, cosa vuoi giocare? Cosa ti lamenti o litighi per devo giocare tra un mese, allenamento? No. Andrea, scusami, ma a te invece che sistema di gioco ti piace? Dipende dai giocatori, però 4-3-3, 4-3-3 tutti avanti e via. No. Grande possesso palla. Grande possesso palla. Te la faccio girare anche dietro la panchina la palla. Ah, boh, dipende dai giocatori, però no, 4-3-3 anche a me piace. Sì, io ti dico, è fondamentale comunque i giocatori, capire i giocatori. Sì. Perché uno parte con idea, poi l'infortunio, la squalifica. A me non piace. Ma poi ti accorgi che magari c'hai giocatori che tu pensavi fossero in un modo, te li trovi poi tutti i giorni e dici questo non può giocare così, quindi ti adatti a farli giocare in un altro modo. Che se sì, ti fissi col tuo modulo e mentre i giocatori non possono farlo, butti via tempo e anche loro non rendono quello che devono rendere. No, ma io l'ho visto perché l'esperienza che ho fatto qua è quella che parti con un'idea, parti con un concetto e poi dopo ti rendi conto che magari la squalifica, l'infortunio e devi cambiare. E se non sei bravo a cambiare e sei rigido, a volte è un casino. Ma tu ti sei fatto lo staff? Sì, sì, sì. Ah, già c'è tutto, cioè, quindi devi proprio, sta aspettando proprio per partire. Cioè, ragazzi, aspetta, Andrea panchina. Pirlo è pronto. Abbiamo tutto pronto per partire. Ah, biglietto bene, d'aereo, via. Sì, sì, sì. No, io ti consiglio, già te lo dissi all'epoca, un'esperienza all'estero, perché l'hai fatta da calciatore e conviene andare all'estero perché dopo vedi il calcio in modo diverso. Vedi il calcio in modo diverso, hai rapporti con i giocatori in modo diverso. Ma poi magari ti fanno partire anche prima all'estero. Sì, 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 sì. Ma no, ma la gente, c'è un mio amico che ci dice ci piace il 3-5-2. Non ci piace, ma è super offensivo. Geppi, ma è super il nostro 3-5-2. È un super offensivo. Ci abbiamo le mezzali che vanno, ci abbiamo i due quinti che sono due ali, quindi è super offensivo, tranquillo, Geppi. Basta buttarsi dentro, eh. Voi alla Juve lo facevate bene. Sì. Alla Juve lo facevate bene. Vabbè, facile con te. Vabbè, si buttavano dentro, a pare ti picchiavano. Digli Antonio, era facile con te, diglielo. Lo sapevo. È vero che ci ha chiamato che ti voleva portare all'Inter a giocare. No. Ormai è troppo vecchio. Ah, c'era bravi già. No, loro sono forti. Loro anche secondo me si sono migliorati, ci hanno acquistato i giocatori forti. Vabbè, Martinez anche è migliorato tantissimo. Sì. Forte. Poi hanno trovato Bastoni che è molto bravo, Mancino. Per giocare a tre devi avere un centrale a tre che deve essere Mancino, perché sennò fai fatica. No, guarda, sì. Io quando lo facevo con anche con Olivieri, con Malesani, io giocavo quello centro-sinistra e io ero abituato a giocare a 4 e all'inizio ti dico avevo fatto un po' di fatica, poi col mio sinistro davo di quelle pennellate, Andrea. Ma mi ricordo, infatti eri migliorato tanto col sinistro. Tanto perché con Malesani quando giocavamo, e noi giocavamo veramente bene perché... Sì, sì. Perché tanta gente... Lui era uno dei primi che ha insegnato a giocare a calcio. Lui, il Malesani era il top in quegli anni lì e aveva tanti concetti che poi li abbiamo visti in questi anni. Sì, e sì. Lui ti insegnava a calcio, ti dava la tranquillità di venire fuori a giocare, fare superiorità numerica. Sì, poi già l'apposizionamento del corpo, ti diceva, poi il portiere a posizionarsi col corpo. Sempre, mi ricordo. No, lui era bravo. Ma sai, io... Ho avuto Zaccheroni, che anche Zac, il mister, era bravo, ti insegnava calcio. Ho avuto il medico Oliveri, che aveva un concetto diverso, però a modo suo era molto... L'unica cosa che lui ti faceva stare 3 ore in campo. La bandierina a bandierina. L'unica cosa che ti faceva stare 3 ore in campo. 3 ore... Ed era lunga. Oggigiorno, per dire, io... Una cosa che in questi anni abbiamo curato
parecchio il tempo dell'allenamento e l'intensità dell'allenamento. Sì, no, se fai 1:10 deve essere intensità alta, se no non basta. Un giorno gli posso rompere i coglioni per le palle inattive, sì. Ma il resto cerco di fare tutti allenamenti corti e molto dinamici. Molto certo. Dinamici. Cioè quello ti dico che l'ho visto e fa la differenza. Ma tu invece il lavoro fisico come lo fai? Con la palla o a secco? Ma guarda, cerco di fare mix, perché non mi piace farlo tutto con la palla, perché secondo me non raggiungi quello che devi raggiungere. Non avendo i GPS ormai che sono super tecnologici, alla fine non ti rendi conto che lavorano, perché lavorano, sì. Ma non allora dovresti fargli fare qualcosa a secco. Alla fine, sì. Allora preferisco fargli fare a volte mix, e lavori con palla ad alta intensità, lavori a secco, e ti dico che fino adesso hanno risposto bene fisicamente, la squadra ha sempre corso, l'anno scorso abbiamo avuto pochissimi infortuni muscolari, che anche quello è fondamentale. E, no, ti dico che come staff adesso siamo a un buon livello, a parte che sono tutta gente che ha esperienze importanti. E poi il fatto di avere comunque Silvano c'ha un'esperienza che ti aiuta parecchio. Il fisioterapista all'estero, col nostro concetto, ma ti ho detto Bentrone, Giampiero, sia lui che il suo collaboratore. Ma sì, adesso sta Giampiero con me. Sì. Ma è cambiato un po'? Ma guarda, io l'ho trovato, cioè, super sereno. E no, dico come tipo di lavoro, fai i suoi lavori di una volta? Un po' l'ha modificato, perché, vabbè, a parte che l'anno scorso noi abbiamo fatto tipo 2 settimane di preparazione, 3 settimane, poi siamo partiti per le competizioni perché avevamo avuto poche vacanze, quindi facemmo una preparazione un po' diversa, però anzi so io che a volte dico Giampi, ma non gli stai facendo fare niente a questi. A volte so io che cerco di spingerlo, perché lui mi dice no Fabio, ma tranquillo, vabbè, ma sai, ormai l'esperienza l'ha fatta, lui ha avuto grandi soddisfazioni, ha avuto grandi legnate, e alla fine uno impara con mix, trova, sì, via di mezzo. Sì, no, ma son contento. Ma sai cos'è? Che alla fine, Andre, io vado a rivedere le partite dei primi anni di quando sono arrivato e le partite di adesso. E comunque lo vedi che il lavoro c'è. Prima erano abituati a rilanciare subito sta palla su, giocavano poco, pur essendo una squadra che ha vinto tantissimo. E perché poi era venuto Mister Lippi, poi c'è stata la Scolari, che con Scolari avevano fatto bene, ma giocavano poco, e invece adesso stanno giocando un buon calcio. Ma invece in nazionale il mister è andato via, chi c'è adesso? Adesso c'è un cinese. Ma invece con te cosa era successo? Eri andato poi? No, io sono andato perché la società mi aveva chiesto di, dato che non avevano l'allenatore, sono andato perché la nostra società ha un buon rapporto col. Però sono andato lì e a un certo punto poi ho fatto una scelta, perché farle tutte e due era impensabile. E ho scelto la squadra e ben ho fatto, perché l'anno scorso tra campionato e semifinale di Champions Asiatica non siamo andati male, ma perché? Perché comunque ci avevamo giovani, Andrea, al momento buono, ho buttato dentro 4-5 cavalli quelli giusti, volavano. Invece la temperatura com'è? Ma c'è, Andrea, già caldo qui adesso, no? Adesso no, adesso inizia il periodo della pioggia, però tra un poco inizia a essere umido, ed sì, il brutto è quello. Fino a settembre, ottobre inizia a essere umido ed è difficile giocare qui con questa umidità. Chi lo sa, adesso finirà, magari inizieranno a fare un po' come la Russia, sarà una buona opportunità per fare il campionato come la Russia. Sì. Giocare 4 mesi, 2 mesi si fermano per la sosta invernale e ricominciare. Così è anche buono per adeguarsi ai campionati europei. Sì, potrebbe essere, anche perché poi con i mondiali, poi l'anno prossimo, tra 2 anni, devono adeguarsi un po' tutti.
Sì. Perché lì come fermeranno i campionati 2 mesi? Minimo. E certo, ormai che qui si fermano tutti i campionati, col mondiale in Qatar che è gennaio e febbraio è normale. Che casino. Ma chi lo sa adesso col fatto che si sono fermati i campionati, se si rinvia tutto, cioè ormai è tutto da rivedere. Sì, no, infatti, diventano pazzi in Qatar se sospendono i mondiali. Mamma mia, non sia mai con tutti gli investimenti che hanno fatto. Ci impiegano 3 secondi anche a buttarli giù e a rifarli loro. Sì, questo è anche vero. Se non gli sono piaciuti, buttano giù e rifanno. Sì. Ma tu hai avuto già offerte, Andre? Io ho parlato con qualcuno. Ah, però devi scegliere bene, Andre. Sì, no. Infatti non voglio sbagliare come prima scelta. Barcellona mi sta aspettando, però. Ah, io pensavo Real Madrid. No, il Barça un po'. Ah, tu preferisci? Ah, no, io pensavo il Real Madrid. Ho detto adesso chiamerei il Real Madrid o qualche squadra tipo il Liverpool, perché Klopp l'ho visto un po' in difficoltà all'ultimo periodo. Allora ho detto, magari con Klopp potevo andare al posto di Klopp. No, Lo so. Però sono contatti, solo contatti, no? Ho ancora firmato. Sì, non hai ancora firmato. Ah, vabbè, no, l'importante è che non sarebbe Partire male, dai. una squadretta così fa No, sempre però comodo. cioè, noi scherziamo adesso sul Liverpool, ma tu immagina se dovessero sospendere i campionati adesso. No, Immagina pure. squadre come il Liverpool, poverini, che non sono 20 anni che non quanti. vincono il campionato. No, non ha segnato lo scudetto. Meglio non vincerlo più. No. Mamma mia, oh. No, come Super Ma Pippo. glielo Immagina assegnano Super Pippo, sicuro. col Benevento sta stracciando il campionato. E gli dicono: no, no, guarda, ormai sono L'anno tutti prossimo diventati. rimane così 22 squadre in Serie A. No. Un bel casino mettersi d'accordo tutti. Vedrai, fanno un casino. Ma come fai a metterli d'accordo? Che c'è Lotito che vorrà finire il campionato, gli altri che stanno retrocedendo vogliono finire così. No, Lotta. sarà un disastro. Qualcuno mi dice: Mister, Canna, stai facendo ridere Pirlo. Ragazzi, dovete capire che questo qui, dietro a questa maschera, c'è un vero bastardo, ma proprio di quelli, sai, fini, fini di cielo. Perché Andrea c'ha questa faccia Sapessero. sempre serio, così, così, ma ha sempre la battuta pronta, è molto sveglio. E diciamo che in questi anni ha fregato un po' tutti Vabbè. così, ma è vero, Andrea, mica è un difetto, anzi, No, no, infatti, lasciamola così. bravo. Ma la Come barba sono qui adesso? è le 2:20. Sì, e ormai con il fatto che stiamo cercando di far capire alla gente che ci deve dare una mano per la raccolta fondi, e ho iniziato questa cosa, anzi, se hai la possibilità, fallo anche con gli altri, con qualcun altro, Sì. perché serve prima di tutto per dare qualche sorriso alla gente che in questo momento è in difficoltà, e poi serve per cazzeggiare un po', Ah sì, perché non ci vediamo mai, e quindi è un modo per stare in contatto. va bene. Va bene, Super Andrea. Ciao E qua Fabio. mi chiedono questi ancora cosa ti disse Pirlo. Ancora, ragazzi. La foto non è male, però, Andrea. No, Bellissima, bellissima. te ne mando dopo una che c'è Daniele a fianco a noi. Ti mando la foto di Daniele del 2006 e ti mando la foto di Daniele che ci ha mandato l'altro giorno in chat. Quella delle campioni del mondo. No, vabbè, ma La è la nostra metà. bellissima, la nostra bellissima. La nostra è da poste. Sì, infatti La quasi nostra. quasi mi faccio un bel quadro. Bravo, Ah, veramente bello. bravo. Mamma mia. Sai che ogni volta che guardo il rigore di Fabio, dico, perché l'altra volta hanno fatto vedere le Sì, ho partite, no? visto. E dico, speriamo che non sbaglia. Che tensione. Ogni volta, ti giuro, sto lì e dico: speriamo che questo non sbaglia. Sai Perché quando dopo gli toccava a fini? te, Fabio, toccava a te. Io ero il sesto, Andrea.
Cioè, tiravi con le ginocchia, arrivavi con le ginocchia sul dischetto. Beh, ci credo, ma avevate spompato quel mondiale, Andrea. Cioè, dovevo correre per tre, anche Andrea. No, non arrivava neanche una palla pulita. Erano tutte sporche le palle che arrivavano lì. Cioè, ho visto le partite, a volte eravate in due contro quattro. Cioè, lunghi, larghi. No, ma come ha detto Fabio, ma le distanze. Sì, sì. Mister Lippi un fenomeno, Mister Lippi un fenomeno. Ma le distanze? Cioè, Gallas prendeva la palla. E arrivava direttamente su Henry, ti rendi conto? Cioè, sempre. Ma il calcio è cambiato, passa velocemente, cambia, allucinante. Sì. No, però le distanze, eravamo larghissimi, lunghi. Sì. Vabbè, si giocava anche che era... Pensa che abbiamo vinto, però. La finale, dopo anche la semifinale, però era un mese che giocavamo, caldo, supplementari. No. Siamo arrivati cotti, mi sa che c'è Quagliarella, c'è Quaglia. Il Quaglia? Dicono che c'è Quagliarella. Dove sta? C'è un cazzo da fare il Quaglia. Ciao Quaglia! Okay. Tanto lui intanto fa i gol, i più bei gol in Serie A ormai li fa lui. Lui un gol semplice non lo sa fare. Sì, sì, ma lui piace quella, proprio ce l'ha nel sangue, il tiro al volo, il tacco. Lui c'ha... Io ho giocato con lui alla Juve in allenamento, era così. Lui voleva ma solo stare in fondo a tirare in porta. Fammi capire, ma ha giocato... E tu hai giocato con lui o lui ha giocato con te, Andre? Vabbè, prova a chiederglielo. No, perché Ciro Ferrara, cioè lui dice sempre giustamente io ho giocato con Maradona. Cioè, invece Maradona ha giocato con Ciro Ferrara, ti rendi conto che dice? E Ciro diventa nonno adesso. Nonno Ciro, ragazzi, nonno Ciro. L'altro giorno abbiamo fatto la diretta con lui e vabbè, adesso c'ha sta passione della musica, ha iniziato a cantare Femmana, ma la Femmana perché lui è il suo cavallo di battaglia, inizia a cantare, lui appena gli dai un microfono in mano inizia a fare Femmana e diventa no, eccoci qua. Ah, io mi spogliavo con Andrea. Ha detto, ah. Quaglia, come la butti dentro? Tu sei il vero bomber, cacchio. Cazzo, anche rinnovato, adesso non giocano più perché hanno detto basta, Quaglia. Ancora? Ha rinnovato ancora? Sì, mi sembra di sì. Credo ancora un paio d'anni, un anno o due. Oh, finché fa gol. Oh, ma tanto è... Poi ha gufato Cristiano l'ultima giornata, lì l'ha gufato, era lì a casa che... Per il record. Sì, perché superava 12. Sì. Stava lì che stava a gufarlo. No, non è, Fabio, non è. Un napoletano no. Non è così, dai. No, noi non ci teniamo proprio, no. Per essere sincero, no. Da soli no, tutta la famiglia. Mica guardate queste cose. Era là con i suoi cornetti, la maglia. Era tutta la famiglia con i cornetti, con i peperoncini, con tutte queste cose che... Cosa vuole Matri? Matri, dove sta Matri? Boh, mi sembra aver visto. Che bravo. Oh, anche Matri ha smesso? Sì, 4 anni fa. 4 anni fa. Diciamo che non se n'era accorto. No, però adesso finalmente ha deciso. Finalmente gli hanno detto, guarda, è arrivato il momento, devi andare a casa. Prima che ti prenda il virus, metti te, perché sennò... Vediamo chi c'è, vediamo... Quagliarella ride, sì, ride. Barogno ha pure 5, ha detto Matri. C'è anche Baro. Barogno pure c'è? Saluto. Mister Barogno. Era Napoli. Sì, lo so. Ormai siamo tutti allenatori. Infatti per questo è calato il livello del mondo del calcio. Sì. Vabbè, prima però... gli allenatori erano tutti bravi, tutti fenomeni. Adesso invece stiamo rovinando il calcio. No. Stiamo migliorando, dai. Stiamo migliorando. Gente giovane, via, fresca. Andrea, scusami, ma il giorno che inizierai ad allenare... Pensa a quello che ti viene vicino. Mister, posso tirare due punizioni? Devono tirare per forza,
posso sostituirli. Lo so, ma diventa difficile secondo me, come quando mi vengono a chiedere, mister, ma la fase difensiva così, colì, a me li vedi che vanno un po' in tensione. Ma cosa ti dicono? Marchiamo a zona o marchiamo a uomo in area? Cosa dici? Il problema è che oggigiorno c'è la VAR. Oggigiorno c'è la VAR. Ieri ne parlavo con Luca, Toni. Che Luca è stato l'unico attaccante palla in fascia. Lui si abbracciò a me e mi tirò giù. E cademmo tutti e due. E chiese all'arbitro rigore. Dissi, Luca, scusami, ma non è così. E invece lui dice, no, invece tu eri sempre lì che ti abbracciavi, eri sempre lì che piangeva sempre. Sì. Adesso è un casino. Con la VAR adesso... No, con la VAR veramente tra... Con la VAR era un casino. Con la VAR era tutto un rigore. Vabbè, tu andavi d'anticipo, prendevi prima. Sì, ma... con la VAR era un disastro con la VAR. Aspetta, chi c'è? Vedo, c'è anche... Dove sta Ciro? È entrato pure Ciro Ferrara, il nonno. Che gli fischiavano le orecchie a Ciro. Dove sta? Ormai con le chat qui, a quest'ora nessuno... Ecco di qua, giù, ecco qua. Nonno Ciro! Si gross! Ma dov'è? Ecco, a Torino? È a Torino. Un altro che simulava sempre era Pippo Inzaghi, ha ragione. Hai ragione, avete ragione ragazzi, Pippo Inzaghi si buttava sempre a terra. Perché quando si buttava c'era gol. Mamma mia, Pippo è pure una bestia. È impressionante. No, io ne parlavo... Io non ho mai visto nessuno in area come lui. No, mai Pippo visto. Era devastante. Pippo era devastante, ma non solo in area. Pippo era un rompicoglioni dal primo minuto fino alla fine. Pippo era un continuo metterti sotto stress... Poi correva, Pippo correva tanto. Pippo correva tanto e la buttava. Ma guarda, che ne parlavo ieri proprio con Luca Toni. A parte lui, erano tutti grandi attaccanti. Dopo, ha finito. A parte Luca Toni, dopo c'erano tutti i grandi attaccanti. Montella, ragazzi, ma te lo ricordi Vincenzino Montella com'era forte? Chiesa, vabbè. No, era un periodo che. In nazionale non ne convocavano tanti, ma erano talmente forti. No, ma era ogni domenica per noi difensori era un disastro, Andrea. Sì. Per noi difensori era un disastro. Poi per voi era più semplice, perché comunque voi vi facevate un cazzo, stavate al centrocampo. Tu sei a un certo punto, poi ti sei messo lì a dirigere. Cioè, ti rendi conto che a un certo punto ti hanno spostato e ti è cambiata la vita, Andrea. Anche a te, Fabio. Ma col cazzo che alzavi con la coppa, Sei un bastardo, l'ho sempre detto, tu sei un bastardo. No, ma ti ricordi la finale al mattino che tu facevi le 100 presenze, cosa facevi? Sì, 100 presenze. 100 presenze che poi hai voluto continuare, finivi lì, era perfetto. Era Hai voluto perfetto. continuare. Hai ragione. Il cucchiaino del caffè, madonna mia, rimbalzava... Tutto l'albergo. Non c'era un silenzio e si sentiva solo questo cucchiaino dentro al caffè. No, ma son sensazioni. Ti avevano portato i parastinchi. Cosa ti avevano portato? Mi avevano portato Campari, il ragazzo, l'amico di Parma, ci aveva portato i parastinchi nuovi. Sì, mi ricordo. Ma Andrea, tu lo sai, no, che alla fine noi siamo stati gli unici due che la notte prima del mondiale hanno dormito. Ah, non lo so, io ero tranquillo. No, io pure ero tranquillo, gli altri... Poi ero stanco ancora dalla partita prima. Bravo. No, io, bravo. Sì, siamo gli unici due che abbiamo dormito tranquillamente. Cioè. No, io per fortuna non ho mai avuto problemi, quello della tensione prima delle partite. Non ci credo, mica avevi problemi tu, che problemi avevi? No, quello di dormire non ho mai avuto problemi. No, a me chi mi è rimasto impresso è stata la prima partita col Ghana. La faccia di Luca Toni che gli uscì l'herpes e disse, ufa, ma quando cazzo iniziano ste partite? Giro che ride, ma ti giuro, c'aveva una tensione. Vabbè, anche Iaquinta, quando siamo rientrati in ospedale la prima partita, poi ho detto, non so cosa cazzo stia succedendo a Cutro.
pensava già cosa stesse succedendo lì al suo paese, il gol, non ci credeva. Mamma mia, no ragazzi, è impossibile trovare un altro Pirlo, ma non a livello calcistico, perché questo è un bastardo di quelli che pochi ce ne sono in giro come lui. Andrea è unico. No, mannaggia, miseria, Andrea, mannaggia. Siamo diventati vecchi, Fabio. No, vabbè, però sai, quando ti volti indietro siamo diventati vecchi, cioè, non ci possiamo lamentare, No, Andrea. no, però volano gli anni, già vedere che il Ah, sì. mondiale sono già passati così tanti anni. 14 anni, No, 14 sembra anni, ieri. 14 anni ed è, giuro, è pazzesco, è pazzesco. Però io lo dissi a Massimo Oddo, io mi emoziono più adesso a rivedere le immagini, a rivedere i filmati, perché dai, sai, da prima non ci facevamo caso, non ci eravamo resi conto. Però più il tempo passa e più ti rendi conto che cazzo abbiamo fatto un miracolo. Perché comunque Ormai. nel... Io l'altro Eh? giorno ho visto l'addio di Totti ancora a televisione, mi sono messo a piangere da solo. Certo. Anche Cioè, lui tutte era... le volte che lo vedo, quello mi metto a piangere. Certo. No, no. Quando era successo, ero a New York, ero per strada e me lo guardavo in giro col Ti telefonino. fregavi un cazzo. Piangevo, ho Adesso... messo gli occhiali da sole. E poi ho visto anche l'altra sera nel letto da solo a piangere. È emozionante, una roba. No, no, adesso ti dico, mi emoziona più adesso vedere le cose anche a me. Forse perché stiamo facendo vecchio, Andrea. Oh. Vabbè. Vabbè, dai, è Dai, va a stato un piacere riposare. parlare con te, ma qua, se no ci cacciano via da qua, da Instagram, ci mandano via. Domani cambia anche l'ora qua, quindi Domani bisogna dovete stare andare. un'ora in più. Vabbè, Sì. Speriamo speriamo che che migliori passa tutto qualcosa. presto, ragazzi. Un Mi raccomando, state a abbraccio a tutti. casa, donate e ci vediamo in questi giorni con qualche altro campione del mondo, sicuramente non del livello di Andrea, ma bisogna accontentarsi, ragazzi. E questo passa il convento. Ciao ragazzi, donate, mi raccomando, che è importante, e soprattutto state a casa, che è la cosa migliore da fare in questo momento per voi, ma per tutto e per tutti. Un Certo. abbraccio. Ciao Ciao Fabio. Andrea. Un Ciao. abbraccio, ciao ciao, ciao ciao. Ciao. Ho visto che mi chiedevano dove si possono donare, dove c'è la donazione, su tutte le pagine Instagram dei campioni del mondo troverete in bio l'indirizzo di GoFundMe, basta cliccare su e andate direttamente sulla pagina per donare. Vi dovete registrare, ragazzi, basta. So che è un periodo difficile, so che ci sono tanti problemi, ma in questo momento c'è tanta gente che ha bisogno. Questi fondi vanno alla Croce Rossa Italiana e servono per potenziare tutte le strutture ospedaliere, non solo, e con kit, mezzi e attrezzature per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Quindi mi raccomando, donate. E ci vediamo domani sera con un altro campione del mondo. E... Mi raccomando, be safe. Ciao ciao!